Andiamo con questo video e vediamo, intanto ditemi se vi piace questa inquadratura che l'ho fatto col supporto nuovo, il supporto nuovo che mi è arrivato dopo che si era rotto quell'altro, ho usato questo nuovo supporto e quindi questo è un punto fondamentale. Allora, vediamo un attimino come vanno le cose. Allora, direi che possiamo partire, ditemi solo se si vede bene, e se si vede bene in generale e se si vede bene come nuova inquadratura. Allora, partiamo e parliamo dello stoicismo, come diventare più forti, come diventare più solidi, utilizzando lo stoicismo. Quindi cerchiamo di capire come acquisire più forza con lo stoicismo. Bene, ok, salutiamo la Sissi. Allora, è arrivato il nuovo supporto, per cui sto usando il nuovo supporto, quello vecchio si era rotto, questo qua nuovo è un po' più alto, mi sembra più solido e mi piace. Bene, ok, perfetto, e allora cerchiamo di capire come diventare più forti, più solidi con lo stoicismo. Allora, la vita dobbiamo tenere presente che è sempre una serie di alti e bassi. Quando noi viviamo non possiamo pensare che le cose vadano sempre come abbiamo previsto, come pensavamo. Ci sono necessariamente una serie di alti e bassi che fanno sì che le cose possano trasformarsi. Cioè, ci sono momenti di gioia, momenti di sofferenza, e di fronte a queste sfide, diciamo, dobbiamo imparare a diventare noi più solidi, perché qualcuno diceva che la vita è fatta al 90% da come noi interpretiamo gli eventi, e gli eventi in sé rappresentano solamente il 10%. Quindi salutiamo anche Roxy, gracchia un po'. Ora dimmi se è meglio, dimmi subito rapidamente se è meglio. Allora, lo stoicismo che cos'è? È una filosofia antica che però offre degli strumenti che possono essere moderni e, ok, monitorizza, se cambia reagisco. Possono essere, diciamo, è una filosofia antica, gli strumenti però possono essere moderni e ci possono permettere di affrontare le avversità con coraggio e saggezza. Salutiamo anche la nostra Rosy, la nostra cantante da scantinato, lei, la nostra Rosy si esibisce negli scantinati, dove c'è solo lei praticamente a cantare. E quindi lo stoicismo quando nasce? Nasce nell'antica Grecia. C'è tra l'altro uno degli esponenti dello stoicismo che a me piace moltissimo, che è Marco Aurelio, perché Marco Aurelio aveva raggiunto praticamente il massimo che si poteva raggiungere da un punto di vista, diciamo così, del potere, perché tenete presente che Marco Aurelio chi era? Marco Aurelio era un imperatore romano, quindi aveva raggiunto il massimo del potere, e nonostante questo, di solito questa tipologia di persone trascura molto la spiritualità, nonostante avesse il massimo potere terreno dell'epoca, era l'imperatore dell'impero romano, molto di più degli Stati Uniti di oggi, insomma, era l'unico
Lui era comunque un filosofo e andava alla ricerca della spiritualità. È interessante questo, è un personaggio importante. Ma un altro membro, quando parliamo di membri, la nostra Sissi si attiva, lei si attiva sempre sul membro. Stavo dicendo, un altro membro dello stoicismo è Seneca, no? Ricordatevi Seneca, nessun vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. E questo è un punto fondamentale. Le nostre azioni, i nostri pensieri, diciamo, sono molto importanti per quanto riguarda lo stoicismo, e lo stoicismo ci insegna che la forza risiede dentro di noi. La forza risiede dentro di noi e quello che ci accade non dipende, come dicevo, tanto dagli eventi, ma dipende dall'interpretazione che noi diamo agli eventi. Quindi noi abbiamo il potere di trasformare il mondo, abbiamo il potere di cambiare il mondo. È un punto fondamentale. Questa filosofia ci insegna a concentrarci su ciò che possiamo controllare e accettare ciò con serenità, ciò che non possiamo cambiare, no? E in effetti un detto dello stoicismo è proprio: Signore, dammi la forza di cambiare tutto quello che posso cambiare e che non mi piace. E dammi anche la forza però di accettare tutto quello che non posso cambiare. Oh, salutiamo Arlan, il nuovo fidanzato della Sissi, e poi dammi l'intelligenza di discriminare tra i due, dammi l'intelligenza di discriminare tra i due. E questo è un punto fondamentale, no? Quindi dobbiamo accettare quello che noi riusciamo a cambiare e cambiare quello, esatto, l'intelligenza di vedere la differenza tra le due. Salutiamo a Patrizia Perotti, perché ovviamente noi spesso prendiamo lucciole per lanterne, no? Combattiamo con i mulini a vento, ma voi spesso lo fate, carampane che non siete altro, cercate di cambiare i narcisisti, cercate di cambiare i libertini. Quelli non li potete cambiare, no? È inutile che, ma io voglio, è libertino, però magari mi ama, io lo renderò fedele. Salutiamo Green Apple. Ma cosa renderai fedele fedele? Oppure, ma è narcisista, ma è il mio narcisista, ma però per amore mio diventerà non più narcisista. Ma cosa vuoi che cambi? Quindi devi avere la forza sia di cambiare, di cambiamento, ma anche il coraggio di accettare le cose che non riesce a cambiare e l'intelligenza di discriminare tra le due. Questo è un punto molto importante, no? Un pensiero dello stoicismo che mi piace molto. E quindi dobbiamo imparare a capire quello che è sotto nostro controllo e quello che non è sotto nostro controllo. Questo è un altro punto fondamentale. Salutiamo Sabina, perché se non capiamo quello che è sotto il nostro controllo e quello che non è sotto il nostro controllo, diventa tutto difficile. Accettare questa verità, diciamo, da un certo punto di vista ci dà nuove energie, ci dà nuova forza. Gli eventi esterni, come dire, per certi versi sono imprevedibili, no? Io non posso, capire il comportamento di un'altra persona, non riesco a comprendere il comportamento di un'altra persona, però riesco a comprendere che cosa? Cioè non posso agire sul comportamento di un'altra persona, però posso agire sul mio comportamento. E agendo sul mio comportamento posso trasformare le cose negative in positive, posso trasformare il bene in male. E questo è il grande valore, la grande possibilità che ci dà proprio lo stoicismo. Ed è un punto fondamentale. Gli eventi esterni, le azioni degli altri, quindi le possiamo modificare indirettamente, agendo su noi stessi. Quindi dobbiamo imparare a essere più forti, dobbiamo imparare a sviluppare quella che potremmo definire la nostra forza interiore, perché
noi dobbiamo essere... Questo, vi piace questa nuova visione TV? Vi piace questo nuovo, diciamo, è arrivato il nuovo treppiedi? Vi piace? È un po' diverso dall'altro e la visione è così. Com'è questa visione? Va bene? Cioè, è positiva? Questa nuova inquadratura, vi piace o non vi piace? No, non è uguale a quella di prima, no, non è uguale. Ditemi se vi piace o no, solo per così. No, non molto. Vabbè, non molto perché non molto? Citrulla rincoglionita, perché non molto? Non molto. Comunque resterà così, se non ti piace te la tieni. Se non ti piace, te la tieni. Allora, quella di prima non si può. Befana, citrulla. Allora, una delle lezioni più importanti dello stoicismo è la distinzione, quindi, tra ciò che è sotto nostro controllo e quello che non è sotto nostro controllo. Quindi, ed è un punto fondamentale, gli eventi esterni, le azioni, brava Perotti, si vede che Perotti è più intelligente di Rosi, quindi questo è un punto fondamentale. E tra l'altro anche Epiteto, che era uno stoico, e diceva una frase che non sono gli eventi che ci disturbano, ma cosa sono? Le interpretazioni, le opinioni, le credenze. Questo, diciamo che lo stoicismo è molto simile alla PNL. Io, studiando la PNL, mi sono reso conto che ci sono molte vicissitudini e molti legami tra lo stoicismo, la forza interiore e la PNL. E questo è un altro punto molto importante. Quindi, chi volesse poi imparare la PNL, basta che va sul mio canale Massimo Tramasco e fa l'abbonamento base, potrà studiare la PNL. E quindi l'altro personaggio, Marco Aurelio, secondo me, è veramente il più grande, non tanto perché abbia avuto una filosofia migliore, ma perché è difficile, diciamo, essere in una posizione come Marco Aurelio, cioè imperatore dell'impero più potente dell'epoca, uno dei più grandi imperatori romani, ma è diventare anche filosofi, essere stoici, interrogarsi. Diciamo che ad esempio nel buddismo si dice che ci sono due condizioni, no? Quelle che ti impediscono, che ostacolano, no? Che possono creare interferenze con lo sviluppo spirituale. Perché c'è la finestra aperta, guarda sta minchiona lì, sento battere, fa dei lavori vicino, minchiona, c'è la finestra aperta, fa caldo. Dicevo, ci sono delle cose, no? Che sono importanti, ad esempio... Nel buddismo si dice che se si è molto poveri da non saper che mangiare, ad esempio, non si ha a sufficienza denaro per vivere bene, la nostra mente sarà tutta occupata dal come approvvigionarsi denaro, come approvvigionarsi cibo, e quindi la nostra pratica spirituale sarà debole. Ovviamente non vale per tutti, ci sono persone che ad esempio come... facciamo un esempio, lo stesso Buddha, ma tutti gli altri praticamente, lo stesso Gesù, lo stesso San Francesco hanno lasciato tutto e si sono dedicati al cammino spirituale. Però anche la condizione opposta, cioè quella di essere troppo ricchi con troppo potere, potrebbe impedire di sviluppare che cosa? Potrebbe impedire di sviluppare il tuo cammino spirituale per il semplice fatto che troppo preso dalla materialità, dal tuo potere. E Marco Aurelio, che era se vogliamo l'opposto di San Francesco,
è comunque uno dei più grandi imperatori romani, ma era una persona che appunto si interessava di filosofia e spiritualità e scriveva anche, Marco Aurelio ha scritto molto, no? Quindi è uno degli stoici che mi piace di più. E quindi come possiamo ricominciare più forti? Perché poi dobbiamo imparare a ricominciare più forti, dobbiamo imparare a migliorare le nostre capacità fondamentalmente, dobbiamo imparare a migliorare. Beh, io ad esempio faccio sempre dei complimenti a Sissi, ad esempio. Io ad esempio a Sissi dico sempre che è più alta che intelligente, vedete, gli faccio sempre dei complimenti. A Sissi dico, guarda Sissi, tu sei più alta che intelligente. La natura non ti ha dato l'intelligenza, ma ti ha dato l'altezza, perché sei più alta rispetto all'intelligenza, diciamo. Allora, quando ci troviamo di fronte a un fallimento, a una crisi, quando ci troviamo di fronte a un fallimento, a una crisi, anche Rosy. Rosy invece è più magra che intelligente, diciamoci la verità, anche Rosy è più magra che intelligente. Quando ci troviamo di fronte a un fallimento, a una crisi, noi possiamo smettere di vedere queste cose come un fallimento. Pensate alla parola crisi. La parola crisi è che cos'è? La parola crisi è un qualcosa di importante. La parola crisi è un qualcosa che vuol dire nello stesso tempo tragedia, ma vuol dire nello stesso tempo opportunità. Questo è un punto fondamentale. Esatto, brava Giovanna. Pensate alle guerre, no? Pensate alle guerre. È brutto dire che c'è gente che sfrutta le guerre, però è vero. Cioè, vivono la guerra come una distruzione, e quante persone invece vedono la guerra come un'opportunità, per dire, no? Questo è un altro punto fondamentale. Salutiamo Gina De Cazzan. Anche Gina De Cazzan è più giovane che intelligente. E quindi questo è un altro punto molto importante. Nello stoicismo. E quindi ci insegna quello, ci insegna che dobbiamo rafforzare il nostro carattere e dobbiamo riuscire ad andare avanti, dobbiamo superare le crisi. Quindi dobbiamo cercare, quindi fatevi sempre questa domanda, quando vi capita qualcosa che magari non vi piace, la domanda che dovete farvi è la seguente, come posso sfruttare questa situazione a mio vantaggio? Dovete sempre farvi questa domanda, quindi scrivetela sul diario, sì, che poi controlliamo, vediamo, lo faccio firmare da tua mamma e controlliamo che tu l'hai scritto, scrivi sul diario, perché sì, devo trattarlo così, scrivi sul diario, sì, diario scolastico, scrivi. Devo sempre farmi la domanda. Come posso sfruttare a mio vantaggio questa occasione, questa situazione? Sì, beh, hai ragione, Green Apple. Quello della guerra forse non è stato l'esempio migliore, perché chi la vede come vantaggio la crea. Però magari ci può essere qualcuno che si trova in mezzo alla guerra e che in qualche modo potrebbe utilizzarla, no? Qua mi viene sempre d'uopo citare, ad esempio, Milton Erickson, no? Di cui noi studieremo poi profondamente quando chi segue il mio corso di PNL sul canale Massimo Teramasco studieremo approfonditamente Milton Erickson,
E Milton Erickson, l'ho già fatto questo esempio, ma lo rifaccio, ebbe da ragazzo la poliomielite, no? Fu poliomielitico, per cui da ragazzo per un periodo fu sulla sedia a rotelle e comunque non camminò mai bene. Poi riuscì, diciamo, con la riabilitazione le cose a migliorare, però rimase, se dovette camminare sempre col bastone praticamente, no? Milton Erickson aveva problemi di ambulazione proprio perché aveva una gamba offesa dalla poliomielite. E cosa praticamente, quando dei giornalisti gli chiesero: ma lei come ha fatto a superare questa disgrazia che la vita gli ha riservato, la poliomielite? Ma lui rispose: beh, in effetti sono stato molto fortunato ad aver avuto la poliomielite. Sono stato molto fortunato ad aver avuto la poliomielite perché la poliomielite mi costrinse sulla sedia a rotelle da ragazzo. Salutiamo Crazy Robby. La poliomielite mi costrinse sulla sedia a rotelle da ragazzo e questo fatto mi permise di osservare molto le persone, mentre gli altri ragazzi che potevano muoversi, camminare, correre, non prestavano attenzione agli altri, erano concentrati su loro stessi. Io invece ho avuto l'opportunità di concentrarmi molto sulle altre persone, non potendomi muovere, e quindi questo mi ha permesso di diventare quello che sono ora, di sviluppare questa grande capacità di comunicazione non verbale, di osservare i piccoli dettagli, le piccole cose, no? Quindi Milton Erickson praticamente disse che grazie alla poliomielite e al periodo sulla sedia a rotelle che lui implementò, diciamo, questa grande capacità di osservare anche le minime variazioni, no? Non verbali, perché mentre gli altri ragazzi erano più distratti dall'esterno, lui stava sulla sedia a rotelle e quindi era molto concentrato, osservava molto le persone, no? E poi sapete che le cose che si imparano istintivamente anche da ragazzi rendono molto di più, quindi e quindi questo è un esempio, no? Quindi ogni volta che noi ci rialziamo poi da una caduta, da qualcosa, dimostriamo noi stessi che siamo capaci di affrontare qualsiasi cosa che la vita ci pone davanti. Quindi saper lottare, saper affrontare gli eventi non è soltanto legato all'evento stesso, ma è: cavolo, se io ho fatto questo posso fare qualunque cosa. È un po' il principio, no, del fireworking, no? Quelli che camminano sul fuoco, che poi, vabbè, è una cosa diversa. Sapete che camminare sul fuoco è dovuto soprattutto al basso coefficiente di trasmissione del calore del carbone, dei carboni ardenti, no? Siccome trasmettono lentamente il calore, tu puoi camminare sui carboni e se lo fai velocemente, a un certo ritmo, non ti bruci. A un certo ritmo, deve essere il ritmo giusto, perché se è troppo veloce non va bene, perché i piedi sono troppo attaccati comunque, se è troppo lento ti bruci anche, ma se tu prendi il ritmo di camminata giusta, e quindi è un fenomeno fisico, non è metafisico, no? Cioè non è un qualcosa di metafisico, una magia fondamentalmente, è semplicemente camminare al ritmo giusto. Questo lo spiega tranquillamente la fisica, la termodinamica, diciamo, no? Il coefficiente di trasmissione del calore degli elementi. Sapete che ogni elemento, il calore è l'energia, no? E questa energia viene trasmessa, c'è un coefficiente che si chiama coefficiente di trasmissione del calore. Più il coefficiente di trasmissione del calore è basso, più il tempo impiegato a trasferire il calore da un corpo all'altro, in questo caso dal carbone ai vostri piedi, è lento, no? Diciamo, al di là di tutto, si deve vincere l'impatto psicologico, no? Di camminare su un carbone che tu vedi acceso, eccetera, eccetera. Quindi questo è un modo per dire che se io faccio questo riesco a fare anche tutti gli altri, ma questo noi possiamo farlo in tutte le situazioni, no? Risponde Giovanna, anche se non è abbonata. Comunque noi possiamo imparare tutto, cioè non è che non c'è niente a livello genetico, tutto quello che c'è a livello genetico possiamo comunque trasformarlo, possiamo cambiarlo, possiamo modificarlo, non c'è assolutamente
non c'è assolutamente nessuna. Noi siamo liberi di poter trasformare, di poter cambiare, salutiamo anche Domitilla, e di poter vivere la vita che vogliamo vivere, no? Quindi dobbiamo imparare a vedere le crisi come opportunità e cambiando la prospettiva, non dobbiamo vedere la crisi come una disgrazia, ma come un'opportunità. Quindi fatti, ripeto sempre la domanda, che vantaggio posso trarre da questa situazione? Ma anche se intendiamo come crisi una storia sentimentale affettiva che finisce, qualcuno che ti lascia, no? Vedilo come opportunità. Che vantaggio posso trarre dal fatto che Pinco Pallo se n'è andato? Beh, saranno tante opportunità. Se tu ci pensi, alla fine quando qualcuno ti molla, ti lascia, sono sicuramente più le opportunità delle disgrazie, diciamo così. Quindi imparate sempre a vedere l'opportunità e vedete che le cose vanno bene. È semplicemente un cambio di prospettiva. Ogni evento, diciamo, è un'opportunità che ci può dimostrare, può essere utile per trasformare il nostro carattere, per migliorare la nostra resilienza, per migliorare la nostra forza interiore, per poter, diciamo, diventare sempre più forti, avere sempre più fiducia in noi stessi. E quindi possiamo, ogni volta che succede un qualunque problema, se lo affrontiamo nel modo giusto, possiamo sicuramente riprendere più forti di prima, migliorarci e diventare sicuramente persone ancora più potenti, più forti e migliori. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi.